Video. Oggi devo fare, senza farlo, devo esprimere la mia ricetta che non l'ho presa da me stesso, ma l'ho copiata a vedere gli altri, i canali TV, cucine, MasterChef e quant'altro ancora. Così che io ho inventato una cucina tipica, come si può dire, modificata da me, è molto buona e semplice. E non scherzo, si prende la padella antiaderente, presente? Ma anche che non fosse, basta che non attacchi sotto, insomma, sai. E cosa facciamo? Andiamo a dare una bagnatina di olio di oliva, mi segui? E anche una bagnatina di olio di o girasole o friol, perché io provo un po' tutto. Quando una volta fatta questa bagnata d'olio, si prende un pezzo bello grosso d'aglio e si fa a ok? Quindi se lo smussa in quattro parti o che cinque, l'importante è che una volta messo in padella soffrigga per 1 minuto e 50, non deve essere troppo fritto, ma deve dare, sai, quell'odore tipico di dire che buon odore di aglio bruciato, ok? Circa. E cosa facciamo a questo punto? Abbassiamo la fiamma, già prima dovreste averlo già abbassata la fiamma. E cosa buttiamo nella padella? Una passata di pomodoro e forse anche due. A piacimento. Frum, come la butti fa? Sai, perché il freddo della passata di pomodoro incontra il caldo e fa. Frum, capito, no? Ok, a questo punto con una. Aspetta, come ti spiego questo? Con un cucchiaio, meglio forse di legno, giri subito, passata di pomodoro, aglio e olio, ma giusto un po'. Se vuoi puoi mettere anche una nocciolina di burro, ma questo è un altro discorso. A questo punto cosa puoi fare? Stiamo parlando che sta passando quel minuto o due di cottura e continua a girare, ok? Lentamente, fiamma moderata. A questo punto puoi usare o il tonno di scatoletta, tonno fine gialle, inserirlo direttamente in padella, oppure pezzetti di salsiccia fatti da te a pezzi col coltello, oppure cosa ho usato io? È un piatto semplice, puoi inventartelo a fantasia. Intanto però ricordati, devi cuocere spaghetti numero 5 al dente, ma anche maccheroni, ma tortiglioni, perché no, viene ancora più buono. Quando hai finito di fare questo sugo ti acconcerai, no? Poi metti tu le erbette, quello che vuoi. Ma non mettere prezzemolo, non farlo. Altro sì, ma non prezzemolo. A questo punto, butti direttamente, se riesci, spaghetti, sai, proprio, ho la pasta dentro al sugo, misci il tutto, fai girare, devi vedere che buona, che buona. E non mettete parmigiano, non conviene. Il parmigiano assorbe il sapore e lo tiene per lui, ovvero, poi c'è questa entrata del gusto. Dovete provare queste cose, perché io le provo ogni notte su di me, e quando le faccio, guardate, mangio, però è come essere più che al ristorante. Io sono un cuoco professionale, ma non ho fatto nessun studio, io mi sono autostudiato, mi sono autodidatta, come si dice? Ci sono tante quelle ricette semplici inventate da me che poi sono buonissime. Un giorno, che non sapevo cosa mangiare perché il frigo non conteneva abbastanza cose da far mangiare, come ti spiego, ho preso un zucchino, sai, di quelli grossi da campo, quelli d'estate succedeva questo, quando mio padre, qualcuno ha detto, io da buttare via fa seme, io l'ho perso in due parti, l'ho inserito dentro di tutto, anche cereali, l'ho messo in forno e sai che buono che era, miam miam miam.